Ricordo quello che disse Papa Benedetto XVI dopo un'udienza, dopo un incontro. Salutò, gli scappò pace e bene e poi alla fine commentò questo saluto che fu spontaneo. Beh, siamo tutti un po' francescani. Credo che sia vero, siamo tutti un po' francescani, cioè tutti ci portiamo dentro quella sete di fraternità, quella sete di capacità di stare insieme, quella sete di semplicità, di essenzialità. Possiamo avere tante cose, possiamo essere ricchi, però alla fine tutti ci portiamo questa profonda sete, allora pace e bene. Ed allora molti si sono posti una domanda, ma questo saluto di chi è? Di Francesco? Quando è nato? Ma proviamo a capire, andando nella vita di Francesco, come siamo arrivati a questo saluto tradizionale così tipico. Francesco viene cacciato da Assisi, lo iniziano a prendere per matto e sente il bisogno di andare in un'altra città, di cambiare aria, e si accorge, andando a Poggio Bustone, di essere accolto, di cogliere la bontà della gente, e allora sorge spontaneo un saluto: buongiorno, buona gente. Io traduco buongiorno, brava gente. È il primo saluto di Francesco. All'inizio lui camminava un po' timido, era silenzioso, però poi vince questa timidezza e propone questo saluto. Poi, se scorriamo gli scritti di San Francesco, andiamo nel cuore di uno dei suoi scritti più importanti nel Testamento. Il Signore mi rivelò che io dicessi questo saluto: il Signore ti dia pace. E da lì la benedizione a frate Leone su un biglietto di carta scritto a mano, vergato, autografo. Per la prima volta ci confrontiamo anche con quella che è la firma di frate Francesco Piccolino, e dice a frate Leone, che viveva un momento di turbamento: il Signore mostri a te il suo volto, ti doni la sua pace. Il senso è questo. E dietro scriverà le lodi di Dio Altissimo: tu sei il bene, il sommo bene, tutto il bene. Molti dicono allora, guardando e osservando questo foglietto, che si sono messi insieme le due parole, pace e bene. Poi c'è anche un'altra tradizione che porta al pace e bene, e cioè quella pace che Francesco annunciava, quella pace che Francesco ha vissuto con il suo primissimo saluto: buongiorno, buona gente. E anche lì il pace e il bene, la bontà. E allora i frati più avanti hanno messo insieme, potremmo dire, queste due grandi tradizioni ed è venuto fuori il pace e bene.